amici, amici, arrarrarra, buonasera, bentrovati di nuovo, come di consuetudine, nel mio piccolo laboratorio. Allora, scusate le mani, ma che cosa ho cominciato a fare? A sto punto, visto che la parte interna è terminata, abbiamo visto il progetto filamenti che andremo ad approfondire un po' più avanti, perché sto aspettando che arrivino ulteriori filamenti per poi rinfrescare, come diciamo, perché in molti di voi, moltissimi mi avete chiesto appunto delucidazioni, nonostante due o tre video fa, quando ho presentato appunto la prima stampa della Prusa e della nuova MK4, ho presentato la prima stampa appunto basata sul progetto filamenti, questi contenitori. In quel video ci sono in descrizione tutta la lista dei materiali che io ho dovuto acquisire per creare questo progetto. Ma a prescindere da questo, quindi andremo ad approfondire i filamenti un po' più avanti, ho sganciato la prima porta, che in sostanza è la porta vetrina, quella che in teoria apre e chiude di fronte al portale. Ho lanciato nel mio gruppo e anche in altri gruppi un semplice quesito. Non essendo il mio lavoro vetraio, sì, ok, come installatore di arredamenti ne vedo di cotte e di crude, però non ho un'esperienza tale da poter dire, posso ipotizzare, ma non averne una certezza. Allora, sì, è vero che interpellando il mio vetraio di fiducia la cosa diventa semplice, però a me piace anche interagire con tutti voi e sentire un po' quante campane suonano in questa chiesa. E allora mi avete un po' spaventato, perché solo nel mio gruppo abbiamo buttato su, mi sembra, quasi un 3000 visualizzazioni e interazioni direttamente con me stesso. Per lo stesso motivo altrettante migliaia con altri gruppi. Questo significa che qualcosa conto in questo mondo, che qualcosa sto facendo, che qualcuno è interessato anche a quello che faccio. E questo mi crea molto orgoglio nei vostri confronti. Ora come ora però ho sganciato la porta e andiamo a vedere qual è il proseguo della cosa, perché altrettanto in molti di voi mi avete chiesto il perché, il per cosa, il per come, ma che stanno attendendo appunto il proseguo e il termine del lavoro. Come dicevo, il termine del lavoro è solo i frontali dell'armadio. Mi stavo perdendo un attimo nel discorso e vi stavo dicendo, appunto avendo lanciato questo quesito nel mio gruppo e anche in altri gruppi, che non sapevo come fare il vetro davanti. Se ricordate, se andate appunto a vedere i post, abbiamo la fotografia dove abbiamo il montante. Questo montante che vedete in questa zona, qui, quando la porta era ancora, prima che andasse a pezzi, tagliava esattamente la vetrina in due. Allora, non mi dispiaceva vedere il montante, quando chiudo la porta, il montante di traverso. Però è anche vero che avere la vetrina intera è molto più figo, è molto più bello. Allora, interpellato il vetraio, e diciamo che concorda con moltissimi di voi. Il discorso del vetro temperato è una cosa che dà sicurezza, ok, perché se per caso mi giro con un murale di legno, con qualcosa che sto magari costruendo addosso alla vetrina, non ci si fa male, perché sapete tutti che il temperato si frantuma, però i vetri che esplodono dal temperato non tagliano, in sostanza. Però è anche vero che ci vuole un mese per pulire, e poi magari se ho anche la stampante che sta funzionando, è ovvio che una badilata di vetro che gli arriva contro, la stampa potrebbe essere il progetto in fase di stampa potrebbe essere anche il male minore. Ma magari creo veramente danni. Allora mi è stato consigliato e io ho già fatto il test, mi sono fatto uno spessore in legno per capire appunto se ci stavo, perché i pannelli originali sono praticamente laminato esterno, laminato interno, è un sandwich con un medio density da 3 mm, 4 forse in mezzo. Quindi il totale del vetro, del pannello, scusate, di questo armadio è 5.5. Però io so anche, sentite la vibrazione, che c'è del lasco. Quindi il vetraio mi ha consigliato, la cosa più bella che possiamo fare, ha detto, e possiamo fare vetro intero,
e fare un accoppiato 3 più 3. Tu hai una pellicola interna, la trasparenza ce l'hai tutta, come fosse un vetro unico, solo che se ci vai a picchiare contro può creparsi, ma non sfaldarsi. Non ci sono frammenti che vanno in giro, non ti puoi tagliare perché nessun frammento ti viene addosso, ma soprattutto se hai un determinato valore all'interno di questa nicchia praticamente illuminata, non rischi che cada nulla sulle macchine o quant'altro. Quindi, fatto il test con un 6 mm e ci va giusto giusto come un dito su per il naso. Non prendetela al rovescio la storia, Ci va proprio proprio a pennello. Quindi domani mattina andiamo dal vetraio e ci facciamo fare un bel accoppiato 3 più 3 e il gioco è fatto. Nel frattempo avevo anche pensato di fare un multistrato da 4 mm che una porzione di foglio ce l'ho e rifare i pannelli, questi tenerli messi via, magari un domani l'armadio tornasse normale, è vero, ma io posso farlo tornare normale allo stesso tempo che invece di investire denaro magari con un multistrato da 4 mm e poi placcato sopra e colorato, quando io posso, e li ho appena levigati, questo è il vetro faccia vista, è il pannello faccia vista, laminato lucido, come si presenta ora, e questo è il retro. C'è un foglio di laminato anche sul retro, solo che è un bucciardato. Allora, carta vetrata, disco 150, una bella passatina da spaccare appunto la superficie come sono abituato a fare. E ora, nella parte alta, cominceremo a fare il decoro con il PVC e poi ci giochiamo i colori nel centro. Ho fatto una variante perché molti di voi mi avete anche fatto ragionare sul fatto che farlo tutto personalizzato come i fascioni che praticamente richiamano questo laboratorio, nonostante ci sia una buona illuminazione, propenderebbe ad essere pesantino. Allora io me la sono studiata così. E secondo me, siccome io ho anche il grigio medio all'interno, che fa parte, se osservate, vedete le pareti? I mensoloni, le pareti, c'è del grigio medio e anche il portone che ho fatto da poco, allora io me la voglio giocare così, invece di fare tutto antracite qui, tutti e due, e qui tutto verde e tutto verde, manteniamo questo disegno spaccando i colori con questi due grigi medi. E secondo me, poi osservate che questo non ci sarà più, quel montante qua, automaticamente avremo il vetro intero. E secondo me, gira che te la rigira, ho idea che la spuntiamo con un buon lavoro. Poi ho anche altre idee che frontalmente verranno posizionate all'armadio, appunto perché in tanti di voi, come dico sempre, cioè non è inerente solo a quello che sto facendo come modifica o personalizzazione dell'armadio, ma sono entrato abbastanza di petto, diciamo, anche nel mondo 3D. Nella stampa 3D, nei vari filamenti, nei vari progetti che faccio, e vedo che sto riscuotendo tanta curiosità e io, ragazzi, voglio accontentarvi tutti. Quindi, come ho detto, i prossimi video saranno anche di approfondimento sui filamenti, sui materiali che uso e quant'altro. Vi spiegherò più avanti anche il mio sistema di progettare e poi travasare il progetto in stampa. Però nel frattempo intanto cominciamo a personalizzare questi pannelli, facciamo un passo alla volta, vediamo di terminare questo benedetto armadio vetrina, l'armadio tecnologico. Abbiamo due pannelli in prima mano con il PVC già incollato. Ora qualcuno di voi già mi ha chiesto come faccio ad avere il dettaglio così perfetto tra il PVC e il colore, anche perché uno dei due, per la posa di uno sull'altro o di là o dell'altro sull'uno, devono essere mascherati. È vero, però io adotto un sistema che è molto elementare. Allora, per far sì che non si incomba in quando togli il nastro viene via lo smalto, prima faccio il PVC. Una volta posato, allora, in sostanza, vado a mascherare, cioè carteggio il pannello, poso due nastri in mascheratura perfetta dove deve arrivare il PVC, quindi lì arriva il Bostik. Una volta mascherato, do il Bostik sul supporto e anche sul PVC. Poso il PVC,
automaticamente, prima di togliere la mascheratura, poso il cutter e vado a tirare un segno appoggiato al PVC. Perché il PVC, quando tu con la spatola lo vai a tirare, ha la tendenza a filare sui bordi, quindi non può rimanere sporco, perché poi tra lo smalto e il PVC deve uscire il filo perfetto, altrimenti il gioco non vale la candela. Quindi, mascheratura, posa il Bostik, si appoggia al PVC. Prima di smascherare, di togliere il nastro, si tira un filo con il cutter appoggiato al PVC, si toglie la mascheratura, esce PVC sul pannello, perfetto. Poi si maschera il PVC, come in questo caso. Nastro, e col colore gli si va proprio sopra, in modo tale, cioè, però c'è una cosa da dire: la mascheratura, ragazzi, deve essere fatta alla regola dell'arte. Calma, precisione, occhio buono, polso fermo, e perché se io vario leggermente col nastro, poi varia il colore e si nota perché abbiamo due colori forti in contrapposizione. Questi sono esempi che io vi sto facendo sul mio lavoro. Questo potrebbe valere anche per un muro, per una parete, per un mobile, dovete fare due colori, due materiali. Questo è un esempio, attenzione. Quindi, perché opto prima la scelta del PVC che non del colore? Perché uno potrebbe anche dire: ok, se tu fai tutto verde, un po' più avanti di quel che è la linea del PVC, e poi incolli il PVC sopra, ok, però come ripeto, il PVC, quando si tira con la spatola, il bordo rimane sporco. E poi mi vedrei un bordo un'aggiunzione sgranellata, perché c'è il Bostik, perché è sporco, e quando vado a tirare via quel filino di Bostik, tirando il Bostik ne viene via dell'altro. Cioè sono quei groppetti, quei nodini continui che uno tira l'altro e non riesci mai a pulirlo bene. In più, se uno dice: faccio tutto verde, maschero sul colore e attacco il Bostik, tiro il cutter, cioè praticamente l'effetto contrario, l'operazione contraria di quello che vi ho spiegato prima, ok? E se per caso lo smalto, togliendo la mascheratura, si toglie e resta sul nastro, bisogna rifare tutto, perché poi fare il ritocco dove si è tolto il colore si vede, viene fuori una cagata pazzesca. Quindi io opto questo sistema. Ve l'ho spiegato proprio a chiare lettere. Ognuno poi prende i propri esempi. Se osservate, qui abbiamo due colori, abbiamo due PVC su due colori ed è verniciato persino il bordino da millimetro del PVC. Quindi il lavoro che esce è fantasmagorico. Era bianco stamattina. Quindi manca il vetro, però ho fermato il vetraio in tempo, perché come dicevo un po' di tempo fa all'inizio del video, che ho ordinato il vetro, non mi convince, nel senso che non è che non mi convinca il fatto di fare la vetrata unica, è molto più visibile e quant'altro. Però è anche vero che, ragionando anche in base a quello che mi avete suggerito voi e mi avete risposto veramente in migliaia, con varie idee, intero, diviso, temperato, 5 mm, 6 mm, 7, alcuni hanno parlato anche di vetrocamera. Ragazzi, cioè, qui ho un incastro di massimo 6 mm. I pannelli originali sono 5,5 con la sua guarnizione. Io ho tolto la guarnizione e mi sono fatto dei blocchi posteriori, appunto, per fare in maniera che il pannello non vibri. Però è anche vero che non vado ad ingrossare la situazione, perché considerando il peso dei due pannelli che tolgo e considerando il peso del vetro che vado a mettere, non posso gravare più di tanto sui carrelli. Questo lo sapete tutti, è il PAX di IKEA, il modello vecchio. Quindi voglio dire, non è che abbiamo delle carrucole, cioè non c'è una sostanza da poter dire: ok, anche IKEA comunque questo armadio lo fornisce con i pannelli in vetro, ma sono 3 mm, sono più sottili. Allora ho ben deciso di mettere il montante, perché il montante centrale mi dà come la sensazione di più
industriale la cosa. Primo motivo. Secondo motivo, perché lega con suo fratello, lega col montante laterale. E quindi manteniamo un discorso di inquadratura. Poi è anche ovvio che se io sto lavorando con un murale in legno, con qualcosa di ingombrante, e mi giro e batto contro un vetro, magari ne spacco uno, ma uno dei due, non uno intero. Prendendo bene la misura si fa un 3 più 3, come penso averlo detto all'inizio, un 3 più 3 quindi diventa un accoppiato da 6 con la pellicola centrale. Non abbiamo più il pericolo appunto del temperato che praticamente fa briciole dappertutto, e quindi anche se stessi stampando e dovessi rompere il vetro non c'è problema, è un po' come i vetri delle auto, non c'è problema che cadano pezzi né all'esterno né all'interno. Quindi i due motivi sono questi del doppio vetro. Il primo, il montante al centro mi piace, come l'ho tra virgolette nei post che vedete nelle foto del post, l'ho proprio colorato quello bianco sopra in nero e mi piace. Essendo, allora magari nelle foto o nel video magari è più difficile capirlo, però io mi rendo conto, adesso quello è quello qua, devo ancora colorarlo perché l'ho lasciato lì appunto perché non sapevo, non avevo ancora ben le idee chiare. Dal momento che il montante viene inserito, e questa è la sua posizione, cioè sì, ok, è una rottura un po' di balle averlo lì in mezzo, senza ombra di dubbio, però è anche vero che la maggior parte delle volte quando io devo operare con le macchine la porta è aperta. In primo luogo. In secondo luogo, se sto lavorando e butto l'occhio, cioè non è di certo il montante che non mi fa vedere se la macchina sta facendo bene o sta facendo male. Quindi ragazzi, ho tagliato la testa al toro, lo vernicio di antracite come gli altri e cambio le misure al vetraio, quindi ne faccio due. Basta, non c'è altro da dire. Ho pulito sopra, c'era un lerciaio, in effetti adesso si sente un leggero tacchettio a scorrere perché c'è il cuscinetto anteriore qui che ha una piccola crepa, però non è rotto, è tutta un'altra cosa. Ecco che abbiamo praticamente chiuso il vetro, quindi va bene. Ecco, devo ribordare in scuro in antracite questa, perché prima era tutto bianco e naturalmente andava a morire, ora si vede un po' e quindi andremo a sistemare anche quel discorso lì. Ragazzi, a me sembra di avervi detto tutto. Naturalmente la scelta di fare, adesso non so se mi sto ripetendo, la scelta nel disegno che voi vedete era tutto quanto verde sopra, verde sotto e antracite, PVC, la scelta di fare due quadrotti in grigio medio, richiamando appunto il colore dei muri e il colore del portone, è stata per schiarire un pochino, dare un po' di gioco, perché avevo paura, come in tantissimi di voi mi avete consigliato, di incupire troppo la cosa, poi diventava una cosa troppo di serie e magari stancava. È venuto così. Oh ragazzi, un giorno mi stanco, ciap giri pannelli. I pannelli dall'altra parte sono originali, sono quel bianco lucido, li ho solo fatti al rovescio, quindi voglio dire. Bene, allora credo di essermi dilungato anche troppo. Anche per questa parte diciamo che possiamo chiudere il video. Restate in attesa dei vetri, ma lì, cioè, già l'esito così diciamo che si può considerare finito, perché poi ci sono i vetri col montante e non è che cambi più di tanto. Quindi non credo di farci un video apposito per montare i vetri. Magari il prossimo video, se parleremo di stampa 3D, di filamenti o di qualche altra invenzione, ce l'ho alle spalle e allora ne parliamo due minuti anche di questo. Però l'armadio tecnologico in sostanza è finito e non ne parliamo più. Io vi ringrazio per la vostra pazienza, come dico sempre, per la vostra cortesia nel star lì a seguirmi. Ricordatevi sempre che quello che io faccio non lo faccio per portarvi l'esempio che dovete fare anche voi la stessa cosa, ma magari tante soluzioni tecniche di lavorazione, idee un po' strampalate che mi vengono, che magari metto alla mercé di chiunque volesse accingersi agli inizi, insomma, ecco, di certo non parlo per i professionisti, perché lì anch'io ho da imparare da loro. Quindi, chi più ne ha più ne metta, e noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura.
Una precisazione? No, ve la dico nel prossimo video. Una cosa sul discorso stampanti, ve la dico nel prossimo video. Alla prossima, ragazzi!